Ok, Liberi.tv, siamo a Carpanzano in compagnia di Orlando Cristiano, che è... cosa facevate voi fino a poco, qualche minuto fa? Stavate spiegando che cosa? Della castagna. Della castagna, come si faceva anticamente. Entrò il cibo praticamente. Entrò il cibo, avevano essere due persone, uno a destra e l'altro a manco, se non ne poteva spingere coi piedi. Uno aveva essere sinistro e l'altro destro. Allora si spingeva nelle castagne. Perché chi della mupigliate che erano poco, sennò se ne dolvicare i zoccoli. E voi infatti utilizzavate delle strane scarpe, degli zoccoli, perché come si chiamavano? I zoccoli, sempre i zoccoli. Ah, sempre zoccoli si sono chiamati, ok. E servivano per fare cosa? Queste cose. Soltanto per togliere le bucce delle castagne, no? Sì, per fare zoccoliature, perché noi, diciamo, si comandavano questi i raccoglitori di questa, i raccoglitori di quelle, e noi, mentre finiamo una casetta, deve finire, che ci vogliono 7-8 ore, pure la notte, con le luci a carbone, all'oceano, e passavamo di uno all'altro e facciamo tutta la misata a fare questo mestiere, perché cacci ne erano abbondanti queste casette, cacci sono quattro, la casa tutto su sotto già, e facciamo queste cose, ed eravamo 7-8 persone che facciamo questo mestiere. Infatti il comune di Carpanzano era noto proprio per, come nella zona, per la castagna. E allora ce ne erano tanti che sapevano zoccoliare. E c'erano 10 o 15 coppie che facevano questo mestiere, capito? Ok, eravate diciamo un gruppo, diciamo. Un gruppo che ne dividiamo, tu vare manghe, che ci chiamano manghe, l'altro ci chiamano Lassaro, un'altra parte ci chiamano Salinaro, tutte queste cose erano numate. E ormai questo lavoro non si fa più o si fa di meno? No, è che si fa che ne è nasciuto, mo. Prima con ce n'è più. Però dopo 40 anni che è nasciuta la macchinetta, abbiamo versato di fare quel servizio con i toccoli. Perché una macchinetta è che se ti fa 30 tomole all'ora, un'ora ti fa 30 tomole. Invece noi per fare 30 tomole ci vuole una nottata e una giornata. La vogliamo pedicciavamo, capito? Okay. Adesso sappiamo però che eravate più di uno oggi a fare questa spiegazione delle castagne. Sì. E c'è vicino a noi un'altra persona che ora lo mettiamo da questa parte, lo mettiamo vicino a voi. Ecco qua, come vi chiamate voi invece? Manfredi Bruno. Manfredi Bruno. E Manfredi Bruno faceva parte insieme a Orlando Cristiano per la stessa cosa. Cioè facevate la stessa... Io andavo con questa macchinetta e ci facevo le sue castagne, mi chiamavo un altro e andavo da un'altra parte. Praticamente io per tutto un mese di novembre fino quasi a Natale facevo questo mestiere qua, perché poi dopo prima erano queste casette piccoline, poi c'erano quelle più grosse, che c'erano magari 500 quintali di castagne, 200 quintali. Ma si viveva con le castagne? Si viveva con le castagne, facevano il pane delle castagne. A Carpanzano, le castagne, le canue, dopo fatta chiede, ne andiamo a macinare, a rimolini, d'acqua. E ci facevamo la farina e poi ci facevamo il pane di castagna e non mangiavamo, capito? E ne mangiavamo su pane di castagna, perché c'era rimasto detto l'unica risorsa è Carpanzano tempo da guerra. Era sta castagna, cavi. Perché grano, terreno di grano non avevamo assai. Avevamo 6 zone di castagna e facevano un contatto di tuo collega, 500-600 quintali di castagne l'anno. E finiamo a Natale. Perché e noi cadi poi un inedare i padronati tiravamo fino a Natale per ne c'è mangiare, che se no non ne davano. Allora noi facevamo le bruciatelle e mangiavamo, a mezzogiorno mangiavamo, come lo stesso capo si usava. Quando si zoccoliava portavamo un prosciutto, una sarda e 4 gocce d'olive. Cioè si mangiava veramente, quindi era anche un lavoro, a parte di solitudine come dicevate prima, di notte, ma anche di compagnia, si stava in compagnia. Senti i canti lì, adesso ce n'è un'altra persona che abbiamo visto oggi, aspettate che mi sposto senza cadere, invece voi siete il signor?
Carpanzano. No, di nome. Fuoco Valdimiro. Fuoco Valdimiro, benissimo. Eppure voi siete uno di quelli che andava sempre a lavorare le castagne con la zoccolatura, dicevamo, si chiama la zoccolatura, e ci potete raccontare un aneddoto particolare della zoccolatura? Io ne ho zoccolato pochissimo, ho solo una casella perché dopo... Nel 1955 sono emigrato e allora ho lasciato questo lavoro, però l'ho seguito fino a quasi 18 anni. 18 anni sono tanti. Sì, e ne ho veduto da tutti i colori perché c'era tanta gente che li puliva, li raccoglieva, li zuccoliavano allora che non c'era la macchina nei miei tempi. E ho seguito solo tutta questa faccenda. Comunque qualcosa di bello, perché comunque uno pensa che le castagne sono una cosa, diciamo, che uno raccoglie così normalmente, invece voi ci avete fatto un lavoro, tanti anni, ci avete mandato avanti le famiglie, cosa che giusto? Nello stesso tempo, porche a pilata, che chiamavano la basiglia, ne portavamo qualche sacchetto e rifacciamo imburnate ai forni, sentite vento mare, castagne imburnate, capite? E ne mangiavamo da, ovviamente non vendiamo, era solo fuoco, piano piano si riscaldava e mangiavamo, dai, detto che sarà l'unica risorsa. E mentre una volta la risorsa della castagna ce n'era, ora invece la castagna è così poca che la fanno pagare oro, la castagna oro, quindi voi in fondo siete dei cercatori d'oro. Siamo stati sfortunati, tanto che non abbiamo pigliato niente noi. Comunque io vi ringrazio tutti e tre di questa, no, di che, buon lavoro e buona giornata. Liberi TV. Grazie.